Ciao, sono Cristian di pianosolo.it, benvenuto alla sesta lezione del corso Come imparare a suonare il pianoforte partendo da zero. In questa sesta lezione parleremo dettagliatamente e una volta per tutte di intervalli musicali. Cosa sono, come si formano e come si trovano su un pianoforte, su una tastiera di un pianoforte, di una tastiera qualsiasi. Perché questi sono fondamentali per poter incominciare a parlare bene di accordi e scale musicali. Non perdiamo altro tempo, mettiamoci subito al lavoro. Allora, prendiamo sempre in considerazione la scala di Do e la tonalità quindi di Do maggiore. Prendendo in considerazione questa scala possiamo individuare subito gli intervalli. Abbiamo detto che per poter parlare di intervalli abbiamo bisogno di almeno due note, poiché l'intervallo si basa su due cose, come per poter parlare di dislivello o dipendenza c'è bisogno di due punti, così la stessa cosa vale anche per le note musicali. C'è bisogno di almeno due note per poterle paragonare e trovare l'intervallo. Allora, abbiamo detto che se sono due note è un intervallo di seconda, se sono tre note è un intervallo di terza, 1, 2, 3, se sono quattro note è un intervallo di quarta, 1, 2, 3, 4, 5 è un intervallo di quinta, 6 note è un intervallo di sesta, 7 note è un intervallo di settima e 8 note è un intervallo di ottava, detto anche di ottava. Poi c'è quello di nona, decima, undicesima e via dicendo. Queste note ovviamente non devono essere per forza suonate in simultanea, ma possono essere suonate anche successivamente. Così, se suono Do, Fa, prendiamo in paragone queste due note, abbiamo un intervallo di quarta. Ora, dobbiamo sapere che esistono gli intervalli giusti, maggiori e minori. Questi sono i principali intervalli, oltre a quelli diminuiti più che diminuiti, eccedenti più che eccedenti. Oggi però ci fermiamo solo a vedere quelli giusti, quelli minori e quelli maggiori. Allora, gli intervalli giusti sono quelli di prima, di quarta, di quinta e di ottava. Ah, l'intervallo di prima praticamente non esiste, ma esiste solo teoricamente, poiché l'intervallo di prima sarebbe Do-Do, che sarebbe un unisono, è impossibile suonare un intervallo di prima, quindi sarebbe solo una nota. Un intervallo invece, e quindi questo è un intervallo giusto, poiché non esiste né minore né maggiore. L'intervallo di seconda invece è questo qui. Ma che seconda è? Questa qui è una seconda maggiore. Per farla diventare minore dobbiamo abbassarla di un semitono. Quindi per abbassare l'intervallo di un semitono si prende subito la nota prima dell'ultima nota, si prende subito la nota prima avendo un Do Re bemolle che è un intervallo di seconda minore. Poi abbiamo la terza. Questa qui è una terza maggiore. Per renderla minore dobbiamo, abbiamo detto, abbassare l'ultima nota, prendere la prima nota a sinistra di questa che è Mi bemolle. Do Mi bemolle è un intervallo di terza minore. Poi abbiamo Do Fa, che abbiamo detto che è un intervallo di quarta. L'intervallo di quarta insieme a quello di prima, di quinta e di ottava abbiamo detto che non possiede né maggiore né minore, perciò è detto intervallo giusto. Questo qui è un intervallo di quarta giusta. Poi esiste l'intervallo di quinta giusta, anche questo non possiede né maggiore né minori. Poi esiste l'intervallo di sesta, questa qui è una sesta maggiore, per renderla minore cosa facciamo? Abbassiamo l'ultima nota. Do La bemolle è un intervallo di sesta minore. Poi abbiamo la settima, Do Si, questa pure è una settima maggiore. Per renderla minore la abbassiamo, Do Si bemolle, settima minore, e infine l'ottava, che abbiamo detto che insieme alla prima, alla quarta e alla quinta è un intervallo giusto. Quindi abbiamo visto gli intervalli cosa sono,
che possono esistere giusti, maggiori e minori. Grazie a questi, nella prossima lezione potremo imparare a comporre gli accordi e a vedere come sono formati e li analizzeremo con calma e con cura. Mi raccomando, non mancare. Ciao!